Con quale spirito si affronta la partita di oggi con la Salernitana? Ah, sicuramente la ricerca di una rinascita, di uno spogliatoio, perché quest'anno è un anno che non va nulla per il verso giusto. Il cambio di allenatore sicuramente gioverà allo spogliatoio, perché probabilmente quello che è accaduto precedentemente era saturo ormai il rapporto col mister, e spero, perché il gruppo a mio parere è un gruppo anche più forte dell'altro anno. Probabilmente lavorando con un allenatore che porta schemi diversi, forse gli acquisti effettuati quest'estate possono dare un miglioramento, penso. Ma ci chiede ancora l'Europa o campionato finito? Ma io credo sinceramente anche in un risultato positivo nel ritorno con la Juve, perché le partite secche, secondo me, Tudor potrebbe dare la spinta giusta. Il campionato è diverso, nel senso devi preparare diverse partite. Il calendario dei cugini, insomma, non è un calendario così facile, penso, no? Può darsi che alla fine, chissà, escono col Milan, noi superiamo loro e noi andiamo in Europa, chissà. Ma brucia ancora la sconfitta del derby? Ma ero talmente tanto abituato a vincere che questo non mi ricordo neanche quando l'abbiamo giocato. Ma le manca invece Sarri? Visto che prima ha parlato del tecnico. A me mancano tutti quelli che fanno lavorare, quelli che nel calcio pensano che la dote che hanno è solo un divertimento. Si deve lavorare. E Sarri era uno che voleva far lavorare la squadra. Possibile protagonista per stasera, secondo lei? Beh, io sono sempre per il francese, spero che ci sia, perché ne vorrei avere 4-5. Se non c'è lui, sicuramente penso... Beh, io sono innamorato di Gila, spero che segni a Gila. Ragazze, come si affronta, con quale clima la partita di stasera dopo la sconfitta nel derby? Un clima sereno. Noi siamo della Lazio, quindi lo sappiamo che non possiamo vincere. Se no eravamo di un'altra squadra, eravamo della Juve, dell'Inter. Noi siamo della Lazio per passione, non perché vince. Poi speriamo che vinca. Il derby, dopo tanti derby vinti, per la legge dei grandi numeri, è toccato a loro. Certo, bisogna anche saper vincere, hanno dimostrato di non saper vincere. Ma ci crede in una rimonta per l'Europa? Ma bisogna sempre crederci, secondo me, perché se no, se non ci credi, perdi sicuro. Quindi forza Lazio e avanti laziali, ciao. Ragazzi, con che clima si affronta la partita di stasera? Brutto. Rimane ancora la rabbia per il derby perso? No, la rabbia no, dai. Il problema è che la squadra al momento fatica in avanti, fatica a tirare, e quindi adesso vediamo. La prima piccola dell'era Tudor, vediamo un po' che fa. Ma siete ottimisti, a prescindere dalle poche giornate che rimangono, ad un possibile piazzamento europeo? No, ottimisti no, però la speranza c'è, quindi uno ci prova. Più speranze per la Coppa Italia? No, meno per la Coppa Italia. 2-0 alla Juve è difficile, molto difensivi, si mettono dietro, difficile segnare, secondo me. Ma ti sta mancando un po' Sarri? Sarri mi è dispiaciuto che se n'è andato, era abbastanza, lo vedevo abbastanza laziale Sarri, però effettivamente la squadra non andava, nello spogliatoio qualcosa si era rotto, quindi giusto meglio cambiarla adesso, almeno si inizia a fare un'idea all'allenatore su chi può affrontare la prossima stagione con le sue idee, chi no. Meglio. Senti, ma invece un pensiero sulla multa per Mancini, ti aspettavi anche una squalifica? Tanto, guarda, a me, ti dico la verità, dopo il derby possono fare quello che vogliono, tanto alla fine hai perso, secondo me devi stare zitto. La cosa che mi ha fatto solo ridere è il fatto che poi va a dire nelle dichiarazioni le finte scuse, il fatto che dire no, non ho visto che bandiera mi hanno dato, quello sì, però alla fine sti cavoli. Ragazzi, con che clima si affronta questa partita stasera? No, chiede a lui, poi se tu lo dici. Bisogna vincere. Ragazzi, con che spirito si affronta questa partita stasera? Un po' la seconda. Dici che si può ancora ambire ad una posizione europea? Sì, dai, si può fare. Ma la rabbia per il derby è rimasta ancora? Un po', se poteva pareggiare. Ma ti ha dato invece anche fastidio il fatto che Mancini sia stato punito solo con una multa e non con qualcosa di più? Sì. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, lì sensazioni, si può fare il recupero? Secondo me è possibile, però molto difficile. Cosa impossibile. Allora, ti faccio l'ultima guardando al passato invece. Quanto ti sta mancando Sarri in questo momento? Un po'.